vero, come ha detto Marantin, che il dibattito parlamentare è stato uno dei peggiori dibattiti della storia della Repubblica, io oso dire che questo documento è uno dei migliori documenti per fare chiarezza, non dico della storia della Repubblica, ma degli ultimi tempi. È stato scritto a più mani, sono stati fatti delle verifiche anche a livello internazionale e possiamo dire che, non che è definitivo, certamente perché nella vita delle cose economico-giuridiche nulla è definitivo, ma che è il punto più alto del chiarimento su questo. Secondo punto, io vedo che c'è anche un'evoluzione all'interno del Parlamento, perché circa 20 giorni fa presentai una risoluzione in cui auspicavo una risoluzione parlamentare per la riduzione del MES. Fu bocciata con la non partecipazione al voto dell'Italia Viva, il voto contrario della maggioranza e della Lega e di Fratelli d'Italia, e il solo voto favorevole di Forza Italia e di pochi altri. Bene, io ho trovato quella stessa formulazione adesso all'ultimo punto della risoluzione di maggioranza di pochi giorni fa. Quindi vuol dire che c'è un'evoluzione. Questa evoluzione ha avuto una sua, come dire, pressione anche dall'intergruppo, evidentemente. Questo è il ruolo dell'intergruppo. Facciamo presto, perché l'intergruppo dice MES subito, non MES tra 6 mesi, non MES l'anno prossimo, ma MES subito. Quindi bisognerebbe collocare la discussione sul MES, come prevede la risoluzione di maggioranza, le prossime settimane, insieme alla legge di bilancio e insieme alla completa valutazione di eventuali nuovi scostamenti conseguenti alla seconda ondata della pandemia. Abbiamo 2 mesi di tempo in sessione di bilancio. Se noi riuscissimo a collocare MES, SURE, PAY e le riflessioni sulla nuova legge di bilancio delle prossime settimane, avremo realizzato il nostro obiettivo. Quindi l'intergruppo funziona, l'intergruppo ha prodotto questo testo, che io considero uno dei migliori per fare chiarezza, farà delle audizioni questa settimana, l'inizio della prossima, e poi l'intergruppo opererà all'interno della sessione di bilancio. Quindi per il momento un bilancio dell'intergruppo assolutamente positivo. Grazie.